Il prossimo mese di dicembre sarà un mese che ricorderemo ancora negli anni futuri e lo ricorderemo perché sarà un mese spartiacque. Se questo governo approverà la riforma del MES, allora vuol dire che sarà connivente di questa Europa criminale. Se invece lo rifiuterà, allora vuol dire che porrà un freno al piano scellerato di questa élite di Bruxelles. Dietro al MES si nasconde una trappola gigantesca. Ma andiamo per ordine. Lo chiamano Fondo Salva Stati ed è operativo dal 2012, ma in realtà non ha mai salvato nessuno Stato. Anzi, ha contribuito ad impoverire paesi come la Grecia. Non è un fondo, ma una vera e propria organizzazione intergovernativa con persone che godono della totale immunità da ogni forma di giurisdizione e anche i beni. Le disponibilità e le proprietà del MES godono della stessa immunità. Dunque, questi signori che non sono eletti da alcun cittadino europeo possono incriminare ma non essere incriminati. Il MES ha una disponibilità di 700 miliardi versati dagli Stati membri. L'Italia dovrà dare in tutto 125 miliardi e dovrà indebitarsi per rispettare questo impegno. Inoltre, gli Stati membri si impegnano irrevocabilmente e incondizionatamente a fornire il loro contributo. Ma cosa significa irrevocabilmente? Significa che nel caso in cui cambiasse il Parlamento di uno Stato, questo non avrebbe alcuna possibilità di sottrarsi agli impegni presi precedentemente con il MES e i 700 miliardi sono soltanto l'inizio, perché in qualunque momento il MES può chiedere ad uno Stato di versare di più senza che questo Stato abbia la possibilità di sottrarsi. Ma a cosa serve il MES? Nel caso in cui uno Stato avesse bisogno di aiuto finanziario, può rivolgersi al MES. Tuttavia, il MES fornirà il sostegno solo ai membri il cui debito è considerato sostenibile. Ma mi chiedo e vi chiedo, se ho i conti in ordine, perché dovrei chiedere aiuto? E cosa significa debito sostenibile? Significa che se il debito è troppo alto, secondo i parametri di Bruxelles, bisogna procedere ad una ristrutturazione dello stesso. Che significa taglio nominale delle obbligazioni. In parole semplici, se l'Italia dovesse aver bisogno di un prestito, dopo essersi prima indebitata dovendo versare 125 miliardi di euro al MES, dovrà prima avere i conti in ordine e se non avrà i conti in ordine dovrà ristrutturare il proprio debito. Dunque, i risparmiatori italiani che hanno acquistato titoli di Stato potrebbero da un giorno all'altro perdere una parte dei propri risparmi perché ce lo chiede il MES. Chiediamoci allora perché la riforma del MES proprio in questo momento? Sarà forse perché la Germania in forte rallentamento ha bisogno di dotarsi di strumenti capaci di affrontare questa crisi? Guarda caso. Chi può accedere a un prestito del Fondo Salva Stati può essere soltanto un paese con i conti in ordine, come per esempio la Germania. Sarà forse perché mentre per la Grecia hanno puntato al patrimonio artistico, immobiliare, turistico e ci sono riusciti, per l'Italia invece stanno puntando al risparmio degli italiani, un risparmio ancora molto consistente? Siamo nelle mani di persone che hanno perso umanità, hanno perso cuore, hanno perso anima e sono completamente distaccati dalla realtà e non considerano quanto le loro azioni possono avere effetti sulla vita di persone che hanno lavorato magari una vita per quei risparmi. Se questo governo, composto dal Movimento 5 Stelle, dal PD e da LeU, firmerà la riforma del MES, accetterà l'ennesimo cappio al collo per l'Italia. E così come Tsipras nel 2015 consegnò definitivamente la Grecia alla Germania agli investitori stranieri, così Giuseppe Conte
consegnerà definitivamente l'Italia a questa Europa disumana e spietata. Questa è la vera questione del momento. Il resto è solo fuffa, utilizzata esclusivamente per dividerci e per distrarci.